Buongiorno a tutti i nostri lettori e internauti che ci stanno seguendo sui nostri portali. Con noi per questo nuovo appuntamento elettorale, Roberto Maroni, segretario federale della Lega, governatore, pardon, candidato governatore della Lombardia per il centrodestra. Lo prenda con un auspicio. Non sono superstizioso, No, quindi va infatti. bene. Buongiorno, buongiorno. Con noi in studio Laura Fasano, vice direttore del Giorno, Rossella Minotti, che segue la politica per il Giorno da vicino, da vicinissimo quella della Lega. Allora, abbiamo molte domande dei nostri lettori via mail, via internet. Potete intervenire anche chiamando il numero che vedete in sovrimpressione, che è 800-2408-46. Allora, per rompere il ghiaccio le vorrei chiedere legarmi all'attualità. Ieri sera Berlusconi, nella trasmissione di Lucia Annunziata, ha ripetuto che oltre al condono fiscale lui vorrebbe fare anche il condono edilizio. Lei le aveva già risposto che non è d'accordo con i colpi di spugna. È sempre questa la sua risposta? Eh sì, assolutamente sì. Noi abbiamo un programma di governo sottoscritto da tutte le forze politiche, dalla Lega, dal PDL e dagli altri partiti che sostengono la coalizione, che fanno parte della coalizione. In questo programma ci sono tutta una serie di cose importanti che noi vogliamo fare, però queste non ci sono. E perché non ci sono? Perché non sono state messe queste idee, queste proposte? Perché non c'è stata la condivisione di tutti. Il programma è un programma condiviso, sono tutti d'accordo. Poi ciascun partito, ogni partito ha delle sue proposte che però sono state discusse e non sono state messe nel programma per questo motivo. E questa del condono è una di queste proposte. Io ho detto che sono contrario perché sono contrario ai colpi di spugna. Poi Berlusconi mi ha chiamato, mi ha detto che sarebbe tutto subordinato alla grande riforma fiscale che lui ha in mente di fare, e ne discutiamone. Se la grande riforma fiscale ci piace, va bene, ma sono cose extra programma, quindi non sono nell'azione di governo, quando vincere, se vinceremo le elezioni. Grazie. Laura, una domanda prima Va di bene, passare. invece noi parliamo di Lombardia, vedo qui sulla scrivania il programma del candidato presidente Roberto Maroni che si chiama La nostra Lombardia. È indubbio che siamo di fronte a un appuntamento molto importante per questa regione, perché dopo 20 anni o poco più, poco meno di governo Formigoni si prospetta, comunque vadano le cose, un cambiamento. D'altro canto, per esempio, questa mattina davo un'occhiata velocissima ai giornali, Cacciari, tanto per fare un nome, su un quotidiano, sottolinea come la partita non solo per la Lombardia, per la regione, ma per tutto il paese si gioca in questa regione. E quindi qui scatteranno i premi di maggioranza per il Senato e soprattutto se, dice Cacciari, qualora Maroni ce la facesse a ottenere la maggioranza e ottenere la regione, significherebbe creare un blocco con Piemonte e Veneto che sarebbe molto condizionante per l'eventuale governo Bersani. Di fronte a queste cose, qual è il programma, il progetto che dalla Lombardia parte e poi evidentemente si espande in tutto il resto del paese? Ma Cacciari ha ragione, la Lombardia è centrale, anche in queste elezioni politiche, e vincendo la Lombardia io darei vita a questa grande coalizione delle regioni del nord, quella che noi chiamiamo macro-regione, che era il progetto di Gianfranco Miglio, ma non solo suo, ed è un progetto condiviso da tutte le forze politiche che mi sostengono. Una grande regione del nord, una grande macro-regione che ovviamente tiene ferme le diversità, le differenze che ci sono sui territori, le specificità, il diverso modo di vivere, ma che unisce le forze. Per
per essere in grado di condizionare l'azione del governo di Roma, qualunque esso sia, certo se è un governo amico è meglio, ma condizionare anche il rapporto con l'Unione Europea. Le regioni del nord insieme, unite insieme, sono una potenza, e questa è l'idea che io ho, non solo vincere Lombardia per governare meglio la Lombardia, ma per creare una grande regione del nord in grado di finalmente fare alcune cose che finora non siamo riusciti a fare. In primo luogo, trattenere qui la gran parte delle tasse pagate. Questo è il punto centrale del mio programma. Oggi rimangono in Lombardia, rimane non più del 66% dei soldi pagati, delle tasse pagate dai lombardi. Noi proponiamo, noi chiediamo che in Lombardia rimanga almeno il 75%. La differenza, 9 punti percentuali, può sembrare poca cosa, ma il Corriere della Sera ha calcolato che si tratta di ben 16 miliardi di euro. Con 16 miliardi di euro in più all'anno, la Lombardia risolve tutti i suoi problemi, abbassa le tasse al mondo delle imprese, aiuta le famiglie, possiamo dare gratis i libri di testo a tutti gli studenti di tutte le scuole, abolire il bollo auto, eccetera, eccetera, eccetera. Sono soldi nostri, è un nostro diritto tenerceli, e io dico che in un periodo di crisi è anche un nostro dovere. Questo è il progetto che io interpreto con la mia candidatura alla presidenza della Regione Lombardia. Prima di una domanda di Rossella, mi aggancio a, visto che stavamo parlando della macroregione, ho una domanda mandata da Marcella da Palermo, che dice: riconosco a Bobo Maroni di essere una persona onesta. Allora, perché negare che la macroregione del nord sarebbe un grosso svantaggio per il sud Italia? Non è colpa dei siciliani se da noi l'unica risorsa è il turismo e se le grandi aziende sono tutte al nord? Nel nome di un paese che dovrebbe essere unito, chi ha più dovrebbe aiutare chi ha di meno e non tenersi tutto per sé, in sostanza. Ma è un po' singolare questa domanda, perché questa signora vive in una regione, la Sicilia, che ha uno statuto che dice che in Sicilia rimane il 100% delle tasse pagate dai siciliani, il 100% delle tasse. Noi chiediamo di trattenere qui almeno il 75%, quindi mi piacerebbe avere in Lombardia lo statuto che ha la Regione Sicilia. Detto questo, non è vero che quello che io dico, la macroregione abbandona il sud, è vero il contrario. La difficoltà economica che oggi vive la Lombardia rende difficile continuare ad aiutare le altre regioni, perché qui chiude un'impresa ogni minuto, perché qui c'è un tasso di disoccupazione giovanile che non si era mai visto, perché qui le imprese scappano, vanno in Canton Ticino, vanno all'estero, si impoverisce, e se la locomotiva si ferma, tutto il resto del treno si ferma. Io penso che si sono convinto che è interesse anche delle regioni del sud, che in Lombardia, in Piemonte, nel Veneto, nel nord, riprenda la crescita economica che questo governo non è riuscito a far ripartire. Perché se aumenta la crescita, aumentano le risorse e può continuare una forma di aiuto che però deve essere, questa è la novità, diversa rispetto al passato, cioè non più soldi buttati via, ma un rapporto bilaterale tra nord e sud, tra le regioni del nord e quelle del sud, per aiutarsi reciprocamente utilizzando meglio le risorse che noi mettiamo a disposizione. Ok, c'è una telefonata? Forse no. Rossella. Ecco, segretario, abbiamo ricevuto tante domande che poi le leggeranno sulle pensioni, però voi che progetti avete ad esempio per i giovani, di cui forse si parla poco in questa campagna elettorale? Uno dei punti centrali del mio programma. Dicevo prima che c'è ormai un tasso di disoccupazione giovanile drammatico del 36%, e anche in Lombardia, terra che è sempre stata esente o quasi dai problemi di occupazione giovanile, oggi la crisi morde. Che cosa dobbiamo fare? Che cosa possiamo fare? Io voglio sostenere fortemente il lavoro, le politiche per aumentare il lavoro, per dare lavoro ai giovani. E ci è venuta un'idea che ho messo nel programma, che ho voluto chiamare Fondo 50. I giovani trovano difficoltà a mettersi un'impresa, a far partire un'impresa, hanno le idee, hanno le buone idee, i giovani talenti lombardi, ma se vanno in banca a chiedere i soldi sulle idee, la banca non glieli dà, la banca finanzia le garanzie, non le idee.
E allora io voglio che la regione invece finanzi, sostenga le idee, i giovani talenti lombardi. Questo fondo, che ho chiamato Fondo 50, sarà un fondo che avrà una dotazione di 50 milioni di euro per dare un contributo alle start-up, ai giovani, alle giovani imprese tecnologiche, fino a 50.000 euro per ogni iniziativa, ma non come succede fino ad oggi in altre parti, un fondo rotativo, cioè ti do un prestito che tu mi devi restituire. Io voglio dare un contributo a fondo perduto, perché questo è l'unico modo per sostenere, per far partire davvero le imprese. Fondo 50, 50 milioni di euro e fino a 50.000 euro per le iniziative dei giovani talenti lombardi che si lanciano nella costituzione di una nuova impresa. Le banche non vi danno i soldi, finanziamento, noi ci crediamo, noi investiamo sulle idee, non sulle garanzie, e questa mi pare una forma di fiducia nei confronti dei giovani lombardi che meritano un aiuto che finora non c'è mai stato. Benissimo, una domanda di Alan Franchi da Bergamo. Dice: siamo un gruppo di amici leghisti, e poi aggiunge, o meglio, ora ex leghisti, vista l'attuale alleanza politica con il PDL, che vorremmo sapere com'è possibile che lei, onorevole segretario della Lega, insomma, si sia riallato con Berlusconi. Sentiamo se c'è una telefonata. Pronto? Meno male. Sì, buongiorno. Voleva fare una telefonata all'onorevole Maroni in diretta. Sì, grazie. Prego. La sta ascoltando, vada pure. Ma non si sente la sua voce però. Sì, sono qui, buongiorno. Onorevole Maroni, sono una sua tifosa, quasi 80enne. Mamma mia. Volevo chiedere un favore, un'informazione. Ma parlo di patrimoniale. Ma se io pago 4.600-700 quasi di IMU, non è una patrimoniale, sono 9 milioni quasi di lire all'anno, no? Certo, ha perfettamente ragione, l'IMU è una patrimoniale. Caspita, ma io pago 4.000 della seconda casa, la prima casa, per carità, con quelle 200 di non è un granché, ma mi sembra che sia una patrimoniale, cosa vanno a parlare? Poi una casa che ha 40 anni, che adesso costa dire di Dio perché è il mare, si mangia, e non pensano anche che devono guardare anche gli anni che hanno questi appartamenti, ma mi costa dire di Dio, è frontalini, è facciata, è un continuo, ma dico, ma cosa vogliono? Va bene, signora, facciamo rispondere allora Maroni, e poi così le rispondo. Sì, l'IMU è una patrimoniale iniqua perché colpisce la casa, soprattutto la prima casa. La prima casa di abitazione non è un investimento speculativo, le famiglie investono sulla prima casa, è un investimento affettivo, è il mondo, è la famiglia, è dove crescere i figli. Mettere questa patrimoniale sulla prima casa, soprattutto poi, come ha fatto il governo Monti, mandando i soldi a Roma e non lasciandoli nel comune dove c'è la casa, è un'ingiustizia. È per questo che nel nostro programma abbiamo messo la cancellazione dell'IMU sulla prima casa. È un'imposta ingiusta. Berlusconi poi ha proposto anche la restituzione dell'IMU pagata. Benissimo, siamo felici di questo, ma noi vogliamo cancellare l'imposta sulla prima casa. Se poi pensiamo che l'IMU ha dato un gettito di 4 miliardi di euro, e che il contributo che il governo ha dato per salvare, tra virgolette, il Monte dei Paschi di Siena è di 3,9 miliardi, e abbiamo capito che l'IMU è stata messa per salvare una banca. Ingiustizia sopra ingiustizia, ingiustizia al quadrato, anzi direi al cubo. È per questo che va abolita. La domanda di prima, leghisti, sì, ex leghisti, ma io non so se sono leghisti, è facile dire, sono ero leghista e sono ex leghista, sono di Bergamo quelli che hanno. E ricordo che a Bergamo, chi si stupisce, i leghisti di Bergamo che si stupiscono dell'accordo Lega PDL, ricordo che a Bergamo noi siamo al governo Lega PDL, e quindi non è che PDL ha la rogna in regione e non ha la rogna a Bergamo, no? È una obiezione che
è stata fatta, ma che è stata superata dai leghisti. Perché? Perché questo accordo ci fa vincere in Lombardia, ci fa realizzare il nostro grande sogno di costituire la macroregione e soprattutto si basa su quei punti che ho detto, macroregione e trattenere qui il 75% delle tasse. Questo è l'obiettivo e questo è l'obiettivo che io intendo raggiungere, per questo ho fatto l'accordo con Berlusconi. Ecco, ce n'è una più articolata sempre su questo tema, perché ne sono arrivate molte, le abbiamo sintetizzate. Michele Taroni, non dice da dove scrive, dice: da anni ho fiducia nella Lega perché condivido il progetto federalista, però l'accordo elettorale con il PDL fa traballare le mie certezze circa la possibilità di realizzare in concreto, in tempi ragionevoli, un simile progetto. Questo è la nuova strada che abbiamo deciso di intraprendere, non più andare a Roma, continuare a cercare di modificare le leggi, federalismo fiscale, nuova edizione, cose del genere, ma partire da qui, dai territori, governare le tre regioni del nord, più il Friuli Venezia Giulia, vuol dire realizzare il federalismo attraverso la macroregione. Avremo una forza tale da condizionare le scelte del governo e del Parlamento. Questa è la mia convinzione, ce la possiamo fare. Tre regioni che condividono questo progetto, quattro regioni, le regioni del nord che condividono questo progetto e questa prospettiva, sono una novità assoluta, non è mai successo, e sono la potenzialità enorme che esprime il territorio per raggiungere questo obiettivo. Bisogna aver fiducia, bisogna essere ottimisti, questa è la nuova strada che abbiamo intrapreso e sono sicuro che sia la strada giusta. Rosella. Ecco, dal nostro osservatorio di giorno e quotidiano nazionale, lei è un candidato molto forte, però abbiamo notato che in Lombardia viene percepito molto come candidato Lega, più che come candidato di centrodestra, è colpa nonostante lei abbia fatto dei manifesti in cui ha rinunciato al verde e ha messo l'azzurro, è colpa del PDL, è colpa di Berlusconi? No, questo è vero, perché io sono storicamente un leghista da sempre, sono il segretario federale della Lega, però ho dimostrato quando ho fatto il ministro che quando ricopro un ruolo istituzionale non sono un ministro di parte, non sono mai stato un ministro di parte, pur essendo un leghista nordista, quando ho fatto il ministro dell'interno sono stato più volte nelle regioni del sud a combattere la mafia che non nelle regioni del nord, sono anzi molto apprezzato giù perché i risultati che ho ottenuto nella lotta alla mafia sono lì sotto gli occhi di tutti, e così farò da governatore. Sarò il governatore non solo della Lega naturalmente, ma neanche solo della coalizione che mi sostiene. Voglio essere il governatore di tutti i lombardi. È per questo che ho già deciso che quando sarò governatore cesserò di fare il segretario federale della Lega, lascerò il posto a un giovane, proprio perché voglio essere il governatore di tutti i lombardi. E voglio sottolineare il fatto che, come ha detto lei, io mi caratterizzo la nostra Lombardia, il programma del candidato presidente, e non la mia Lombardia o quello che è il progetto della Lega. Io sarò il governatore di tutti. Pronto? Sì, pronto. Sì. Buongiorno. Prego, può fare una domanda? È in diretta. Grazie, mi chiamo Priscilla, chiamo da Arcore. Dunque, io innanzitutto dico che sono a favore di Roberto Maroni, ora e sempre. Premesso questo, vorrei chiedere una cosa. Nella radio Padania, su Radio Padania, ho sentito una persona che diceva, giustamente, qualcosa da ridire su Mario Draghi. Poi ho sentito invece Tremonti che parlava a favore di Mario Draghi, e allora volevo capire come mai la Lega ha deciso di allearsi con Tremonti. Questa cosa mi ha lasciato un po' perplessa, volevo chiedere all'onorevole Maroni. Grazie, buongiorno. Grazie a voi. Ma io veramente ho sentito Tremonti dire cose molto dure su Mario Draghi, fare dichiarazioni molto pesanti. Io ho un'opinione di Mario Draghi, adesso governatore della BCE, ho anche criticato alcune sue affermazioni, però mi pare che adesso la questione sia dobbiamo vincere le elezioni per fare che cosa? Io dico anche per trasformare
l'Unione Europea, così com'è non funziona, e anche il ruolo della BCE deve cambiare. Al di là delle persone, dei giudizi sulle persone, a me interessa il progetto, la prospettiva, cambiare le cose, rendere più forte il Nord. L'alleanza con Tremonti, l'accordo con Tremonti. Tremonti è stato ministro dell'economia del governo Berlusconi, è quello con cui io ho fatto la riforma delle pensioni, è quello con cui, è il ministro con cui ho fatto tante cose. Abbiamo collaborato insieme nella gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, abbiamo creato il Fondo Unico Giustizia, dove confluiscono i conti correnti, i depositi bancari sequestrati alla mafia. Abbiamo fatto tante cose insieme, abbiamo opinioni anche diverse su alcune cose, ma è stato un alleato serio, affidabile, una persona che ha tante buone idee, e quando è uscito dal PDL abbiamo pensato che potesse dare un contributo alla causa comune. Abbiamo messo il suo simbolo nel nostro simbolo per consentirgli di presentarsi a queste elezioni, e penso che sia una cosa utile per noi e per le nostre idee e per il nostro progetto. Laura Fasano. Eccomi qua, proprio riallacciandomi ai riferimenti al suo passato di ministro dell'Interno e all'impegno che lei ha messo in campo riguardo alla criminalità organizzata. È indubbio che il giorno dopo l'eventuale sua nomina a governatore della Lombardia, lei si troverà probabilmente sul tavolo il problema della gestione di Expo, che è l'appuntamento più importante non solo per la Lombardia ma probabilmente per tutto il paese, che abbiamo abbastanza alle viste, e indubbiamente anche il problema di fare in modo che questo appuntamento, oltre che i riflessi di carattere economico, di immagine del paese, possa non essere una occasione di illeciti arricchimenti da parte della criminalità organizzata. Qual è, da questo punto di vista, da ex ministro dell'Interno che ha combattuto in prima persona la criminalità organizzata, la sua posizione e il suo progetto per mantenere l'andrangheta e la camorra fuori dall'Expo 2015? Ma da ministro dell'Interno mi sono occupato di questo tema e ho costituito presso la prefettura di Milano un gruppo investigativo specializzato proprio sull'Expo. Non era mai successo, quando c'è una grande opera, che venisse creata una struttura in loco che si occupa di questo, e io l'ho fatto. Proprio questa struttura specializzata investigativa serve per controllare che gli appalti dell'Expo non siano immuni da infiltrazioni della criminalità organizzata. Sta funzionando, e io voglio, da governatore della regione, affiancare una struttura simile, creare una struttura simile, perché all'interno della regione, che ha una visione diversa, una prospettiva diversa rispetto a quella che hanno poliziotti e carabinieri dell'Expo, si mettono insieme le informazioni che queste due strutture ricevono per garantire 100% mafia free l'Expo, ma non solo l'Expo, anche la Lombardia. Io ho la pretesa di dire che con me governatore la mafia la cacciamo dalla Lombardia. Per gli appalti pubblici come si fa oltre all'Expo? Noi abbiamo l'idea che appalti a chilometro zero. I comuni devono poter fare gli appalti pubblici, le opere pubbliche, coinvolgendo le società che ci sono qui, le imprese del territorio. Dare lavoro al nostro territorio vuol dire coinvolgere imprese che si conoscono, che sono qui, che non vengono da 2000 km di distanza e chissà chi sono, e magari usano gli appalti per riciclare i soldi della mafia. Chilometri zero, appalti a chilometro zero è un sistema di prevenzione molto efficace per contrastare la mafia. È un'altra idea che mettiamo lì e che va duplice risultato: dare lavoro ai nostri e tenere la mafia fuori dalla Lombardia. Una domanda sulla sanità, più che altro un'affermazione. Lui dice: ma che cosa pensa Maroni della sanità lombarda? Se pensa che sia un'eccellenza, come Formigoni si sbaglia? Scherziamo, ha provato ad andare in un qualsiasi ospedale lombardo da normale cittadino
non ci si rende conto di che cosa si parla. Ora, problemi di sanità ci sono qua, come in molte altre regioni, però diciamo, ecco, da governatore che cosa cambierebbe nella sanità lombarda? La sanità lombarda è un'eccellenza, soprattutto se confrontata con la sanità di quasi tutte le altre regioni d'Italia ed Europa. È un'eccellenza anche nel contenimento dei costi. Le do solo un dato: in Sicilia c'è ogni 10 posti letto ci sono 13 medici, in Lombardia ce ne sono 7 di medici ogni 10 posti letto. Noi abbiamo approvato una legge, il federalismo fiscale, che introduceva nella sanità i costi standard. Che cosa vuol dire? Che se una radiografia a Milano costa 10, in un altro qualsiasi comune costa 100, oggi lo Stato rimborsa 10 a Milano e 100 là, il costo storico. È giusto? No. Si buttano via soldi? Sì. Perché? Per mille motivi. Bene, noi abbiamo detto, facciamo il costo standard, la metà, 10 più 100, 110, diviso 2, 55. A Milano chi spende 10 riceve 55 e quindi ci guadagna, e chi spende di più o abbassa i costi oppure deve chiedere i soldi ai suoi cittadini. Questa legge purtroppo è stata bloccata, la sua attuazione, dal governo Monti. Sarebbe una legge, quando verrà applicata, spero presto, che favorisce la sanità lombarda perché immette nuove risorse. La sanità, certo, il rapporto pubblico-privato va bene, bisogna certo garantire meglio la spesa per evitare gli episodi che sono stati denunciati, che sono stati anche visti dalla magistratura sotto indagine per finanziamenti poco trasparenti. È per questo che tutto ciò che riguarda la spesa sanitaria, quella che fa la regione, io voglio che sia controllata da un ente indipendente, da un'autorità indipendente che voglio costituire, che non ha nessun rapporto, nessun legame né con la politica né con la regione, che mi dice se sto spendendo bene i soldi dei lombardi per la sanità, che mi dice che questo ospedale funziona, che questo ospedale non funziona, per intervenire. Non bisogna generalizzare. Io sono stato spesso a visitare gli ospedali e devo dire che ho trovato un livello di prestazioni eccellente. Poi ci sono le eccezioni, più positive e più negative. Lì bisogna intervenire, ma il sistema sanitario lombardo è un sistema di eccellenza. Ecco, possiamo pensare, magari con questo sogno di trattenere, con questo progetto di trattenere il 75% delle tasse, di avere un'abolizione, una riduzione del ticket sanitario? Assolutamente sì, è uno dei punti. Il ticket sanitario va abolito. Il ticket sanitario non serve per finanziare la sanità lombarda, il ticket sanitario serve per finanziare la sanità sprecona di tante altre regioni. Noi, se potessimo tenerci il 75% delle tasse, non avremmo bisogno del ticket sanitario, potremmo abolirlo di colpo, ed è quello che io mi riprometto di fare, ovviamente. Altro tema caldo su cui sono arrivate alcune domande è quello dell'immigrazione. Sono Riccardo da Milano e vorrei sapere come può la mia ragazza dominicana integrarsi in Italia se non ha la possibilità di vivere in Italia più di 15 giorni all'anno. Al di là della domanda sul caso specifico, diciamo, le politiche sull'immigrazione che voi avete, che lei ha in mente. Beh, le politiche sull'immigrazione sono quelle che io ho introdotto come ministro dell'Interno, con una regola molto semplice. Tu hai un regolare lavoro, puoi venire in Italia, hai tutti i diritti dei cittadini italiani, tranne uno, il diritto di voto, che per me non può essere dato ai cittadini extracomunitari. Tutti gli altri diritti, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale, i diritti civili, ce li ha tutti, e questa è una situazione che non c'è in tutti i paesi europei. Lo voglio dire a chi ci critica perché noi discriminiamo, non è assolutamente vero. C'è il sistema in Italia che garantisce a chi è regolarmente in Italia tutti i diritti. Detto questo, il principio è però: tu stai in Italia se hai un regolare contratto di lavoro, non se non ce l'hai. Come fai a mantenerti? C'è qualcuno che ti mantiene? Finisci nelle mani della criminalità? Il contratto di lavoro regolare è il presupposto per stare in Italia. Dopodiché perdi il lavoro, mi spiace, ti diamo un tempo per vedere se ne trovi un altro, e altrimenti devi essere rimpatriato e devi tornare da dove sei venuto. Questa è la legge Bossi-Fini, una legge che io difendo, e purtroppo oggi questa legge non è applicata. Non è applicata dai comuni, non è applicata
da molti sindaci. A Milano continuo a sentire lamentele di chi vive una situazione che è degenerata da questo punto di vista. C'è una tolleranza che non è come quella che dicevo io, tolleranza zero contro il crimine. C'è una tolleranza eccessiva nei confronti di episodi criminosi perché non si controlla più il territorio. Io avevo introdotto i patti per la sicurezza territoriali, coinvolgendo i sindaci, coinvolgendo le associazioni, per controllare il territorio. Se si controlla il territorio, i reati di strada, rapine, furti, violenze, si prevengono. Certo, se si fa finta di niente, questi reati esplodono, e nel 2012 c'è stato un forte incremento. Bisogna tornare al rigore nell'applicazione della legge. Tu sei regolare, hai tutti i diritti, non hai il permesso di soggiorno, devi tornare a casa tua. Pensioni. Caro Maroni, come mai nessuno parla più di riforma delle pensioni o di lavoratori precoci? Si parla solo di esodati e IMU. Lei l'anno scorso parlava di riforma ignobile, non voleva toccare i 40 anni contributi e poi continua descrivendo un po' il suo caso. Quindi, ecco, una sua posizione, una posizione vostra. Io avevo fatto una riforma delle pensioni quando ero ministro del welfare, che aveva messo in sicurezza il sistema pensionistico, e l'ha certificato l'Unione Europea, che ha fatto un esame dei sistemi pensionistici di tutti i 27 paesi nei prossimi 30 anni. Reggono così come sono oppure no? E il sistema pensionistico italiano, con tutte le riforme fatte, da ultimo la mia, l'Unione Europea ha certificato che regge in rapporto al PIL, anzi diminuisce la spesa previdenziale delle pensioni. Quindi non c'era affatto bisogno di toccare le pensioni alzando il limite come ha fatto il governo Monti. È un errore, questa legge va modificata, questa legge va cancellata. In più c'è stato un doppio errore, che se l'avessi fatto io da ministro del welfare i sindacati avrebbero riempito le piazze, e cioè si sono scordati di questi 200.000 lavoratori che si erano già licenziati per avere la pensione e gli hanno alzato l'età pensionabile, i cosiddetti esodati. 200.000 famiglie che si troveranno senza stipendio e senza pensione. È un altro regalo, tra virgolette, del governo Monti che noi dovremo affrontare, un altro gravissimo problema. Ma la riforma delle pensioni non serviva. È stata fatta per fare cassa e per dare i soldi alle banche e agli amici delle banche e agli amici dei banchieri. Questa riforma va cancellata, bisogna tornare ai 40 anni di contributi. Sì, pronto? Può farla in diretta. Ah, va bene, mi dite voi quando. Ora, vada pure, la sta ascoltando. Pronto? Sì, eccomi, la sento, buongiorno. Se no non ci credo. Vedo forse su internet c'è un po' di differenza di immagine. Forse sì, ci sono delle differenze di qualche secondo. Faccia pure la domanda, la sta ascoltando Maroni. Certo, ciao, buongiorno, perché sono anch'io Roberto e siamo coscritti tutti e due del 55. Mamma mia, che meraviglia. Come Kevin Costner, come Diego Santoro, come Ornella Muti, come Sarkozy e qui tutti. No, una domanda tecnica. Io sono odontoiatra da circa 30 anni. Quando ho incominciato 30 anni fa, ecco, i beni strumentali che si potevano dedurre erano inferiori al milione. Io con un milione di lire, ai tempi, nell'83, compravo tre turbine, volgarmente chiamati trapani, sai che li usa. Ecco, 30 anni dopo, quella barriera è rimasta a 516 euro, eccetera. Non so. Adesso con 516 euro compro mezza turbina. Questo è un po' una truffa, chiamiamola così, legalizzata, perché non è stato adeguato all'inflazione. Ecco, ci sono tante cose che non riesco a capire nel discorso Stato-cittadino. Ecco, per cui dopo si ricorre, noi quando compri qualcosa per poterla scaricare subito, fatturami la testa, fatturami il corpo, sono tutte gabole che a me non piacciono. Bastava rimanere, tenere quel milione e adeguarlo all'inflazione. Ecco, questa è una domanda tecnica, non lo so, l'ho fatta anche Tremonti e non è riuscito a rispondermi. Niente, io ti saluto e ti ringrazio. Grazie coscritto Roberto. Sì, mi pare assolutamente ragionevole che dopo tanti anni ci sia un adeguamento della possibilità di portare in detrazione l'acquisto di beni strumentali. È una cosa di buon senso che va fatta.
Ho preso nota di questo e certamente se vinceremo le elezioni la faremo. Mi sembra assolutamente ragionevole. Favorire gli investimenti. Tremonti aveva già fatto una legge sulla detassazione degli utili reinvestiti e questa è la strada se vogliamo favorire appunto gli investimenti e l'adeguamento tecnologico. Dobbiamo detassare le risorse che vengono utilizzate per gli investimenti, ma senza questi limiti così bassi. Prego, no. Abbiamo parlato di giovani, abbiamo parlato di pensionati, abbiamo parlato di immigrati, forse magari anche due parole sulle donne, che sono un'altra delle categorie abbastanza assenti in questa campagna elettorale, questo malgrado tutto sommato ci sia stata una sorta di ricorso alle cosiddette quote rosa e malgrado tutto sommato lo stesso Presidente della Repubblica aveva giustamente secondo me sottolineato nel suo discorso di fine anno come sia un valore da perseguire per quanto riguarda lo sviluppo di questo paese. La Lega, la posizione della Lega nei riguardi della quota rosa, tra virgolette, o comunque della componente femminile, come si pone, qual è? Sapendo e tenendo presente che malgrado tutto ancora oggi la disoccupazione vede le donne particolarmente colpite, che dal punto di vista della carriera comunque hanno delle opportunità spesso non paritarie e soprattutto perché purtroppo il nostro paese si trova quasi quotidianamente a fare conti con il femminicidio. Noi abbiamo fatto una legge in Regione Lombardia che prevede l'alternanza obbligatoria uomo-donna in lista, quindi su 80 candidati 40 sono uomini e 40 sono donne. È la prima regione che lo fa e mi sembra un riconoscimento importante. Spero che, essendoci la preferenza, si vedrà poi alla fine, spero che il numero di donne in consiglio regionale sia superiore a quello dell'ultima legislatura. Io credo molto nella forza straordinaria in materia di lavoro e nell'impegno straordinario che le donne hanno. La mia esperienza da ministro del welfare e da ministro dell'interno è stata proprio questa, no? Che io ho affidato compiti di responsabilità, ho fatto un capo di gabinetto del ministero dell'interno, prima volta nella storia, donna, il responsabile dell'immigrazione, un settore certamente non facile da gestire. Quando io ero ministro era una donna, il vice capo della polizia era una donna. Le quote rosa vanno bene, io preferisco parlare anche di impresa rosa, sostenere l'imprenditorialità femminile che in Lombardia è molto diffusa. Abbiamo fatto dei bandi e prevediamo di fare dei bandi di sostegno specializzati proprio per l'impresa femminile, per quella che chiamiamo impresa rosa. Le imprenditrici, gli imprenditori e le donne nel mondo delle imprese sono una garanzia di continuità e di innovazione, di invenzione, e per questo vanno assolutamente sostenute. E quindi se lei sarà governatore possiamo aspettarci qualche assessore donna? Finora ha annunciato solo uomini. Io non ho annunciato nessun assessore. Chi è assessore? No, il canoista, il canoista. Ah, sì, va bene. Assessore allo Antonio sport. Antonio Rossi, olimpionico di canoa, olimpionico, medaglia d'oro di canoa. Ho detto che mi piacerebbe che fosse assessore allo sport perché rappresenta i valori proprio dello sport, quelli che mi piacciono, la lealtà innanzitutto. Chi si dedica allo sport e si dedica al calcio lo fa perché gli piace, perché spera di avere una carriera brillante, ma chi fa canoa lo fa perché crede nei valori dello sport. Questo è uno. Gli altri, ci saranno molte donne, ci saranno sicuramente molte donne. Un attimo solo, proviamo a sentire questa domanda. Pronto, c'è qualcuno in linea per Maroni? Sì, prego. Volevo fare la domanda a Roberto. Prego, prego. Buongiorno. Però buongiorno. Se dice c'è qualcuno che fa confusione non si sente bene. Deve abbassare il volume. Guardi, deve abbassare il volume altrimenti c'è ridondanza. Deve abbassare il volume del computer. No. Ecco. È caduta. È caduta.
Allora, eravamo rimasti. Assessori donne. Assessori donne. Molte, ne ha promesse molte, va bene. Va bene. Ce lo segniamo. Va bene. Se avete dei suggerimenti. Va bene. No. La prea. Questa è una domanda, la devo fare perché è troppo diversa. Allora, nel caso venisse eletto governatore della regione Lombardia, prenderebbe in considerazione la possibilità di adottare monete locali per aiutare il commercio e la produzione del territorio? È un tema molto interessante ed è tutt'altro che banale. Ci sono tante iniziative in corso in Europa regionali di monete locali non sostitutive ma che si affiancano all'euro, e anche in Lombardia ci sono degli studi fatti che sta facendo alcune università, la Bocconi, coordinati da Andrea Gibelli, che è il vicepresidente della giunta regionale, si occupa proprio di queste materie, perché creare un circuito alternativo, non sostitutivo ma alternativo, è utile e può servire nei momenti di difficoltà e di crisi economica a dare un aiuto concreto alle imprese. E ci sono degli studi in corso e noi ci stiamo ragionando, e non escludo che poi alla fine anche noi decidiamo di farlo. Ci sono, mi pare, almeno 13 esperienze concrete in Europa, di settore industriale, ma anche in Italia ci sono circuiti imprenditoriali che hanno adottato una loro moneta interna, una specie di sistema di baratto, ma che funziona, stiamo valutando con grande attenzione. Ma in che ambiti? In ambiti, lei ha parlato di 13 esperienze, ma... Ambiti regionali, regioni, sono aree geografiche definite, delimitate, all'interno delle quali vige questa moneta alternativa. Qualcosa di molto diverso, anche se per richiamare l'idea, negli anni 70 ci fu una larga diffusione dei mini assegni, qualcuno si ricorderà, che erano di fatto una moneta alternativa, no? Perché erano dei pezzi di carta, non si usavano le monete, le lire, si usavano questi qua. Poi a un certo punto si bloccò tutto per un semplice motivo, perché gli assegni hanno una scadenza, e dopodiché, scaduta, passata quella scadenza, non erano più usabili, no? Solo per questo motivo. Ma ci fu un lungo periodo in cui quella sorta di circuito alternativo funzionò e risolse molti problemi. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, può fare una domanda a Maroni in diretta? Grazie mille. Sono Enzo, chiamo da Milano e volevo un chiarimento sul significato di residuo fiscale. Mi sembra di aver capito che i lombardi vengono tassati, o come dice Oscar Giannino, lo Stato ruba i lombardi, circa 6.230 euro all'anno. Questo vuol dire, se non ho capito male, che se le tasse dei cittadini lombardi venissero ridistribuite ai lombardi, un bambino di 5 anni avrebbe un conto in banca di 30.000 euro. Una giovane coppia di 30 anni, avendo 180.000 euro a testa, cioè 360.000 euro in tutto, potrebbe comprarsi la casa senza problemi. Oppure una famiglia dove papà e mamma sono cassa integrati, disoccupati, avrebbero un reddito garantito di 1.500 euro al mese. Ovviamente questo non vuol dire che noi dobbiamo tenerci tutto, ma ci limiteremo al 75% nella sua proposta. Ho capito correttamente? Ascolto per radio. Grazie. Sì, è così. Il residuo fiscale è un criterio, un metodo per calcolare quanto ritorna, quanto rimane rispetto a 100 di tasse pagate. Il Corriere della Sera a gennaio ha fatto un calcolo ben preciso dicendo che il sogno della Lega vale 16 miliardi, e cioè il 66% rimane oggi, e passare dal 66 al 75 vuol dire 9 punti percentuali e vuol dire quasi 2 miliardi per ogni punto percentuale. Poi se li distribuiamo in base all'età, come ha fatto l'ascoltatore, i numeri sono quelli lì, ma di fatto con 16 miliardi di euro all'anno in più noi potremmo risolvere tutti i nostri problemi. Questa è la nostra proposta, almeno il 75%, non il 75%, cominciamo dal 75%. Questo che l'ascoltatore ha citato Oscar Giannino, ma questo suo rapporto con Giannino di amore e odio, abbiamo visto dei reciproci attestati di stima anche nel No, nessun odio, quale odio? No, Giannino
No, ho detto amore e odio. Non mi piace come si veste, però detto questo è un personaggio... Io condivido il 90% del suo programma, anche per questo mi ha sorpreso un po' questa sua decisione di correre da solo. Il liberismo in materia economica, detto questo, è il nostro programma, quindi... Insomma, potevate essere alleati, diciamo, in un certo senso. Un'altra, volevate fare una domanda? Sì, posso? Volevo okay. chiedere, sempre tornando in campagna elettorale, Grillo chiuderà in Piazza Duomo. Lei e Berlusconi avete in programma qualche sorpresa? So che parlerete insieme il 18, è confermato? Sì, è confermato il 18 pomeriggio. C'è una manifestazione organizzata dal PDL e da Berlusconi a cui parteciperò. È l'unica manifestazione che facciamo insieme e credo che sia utile, importante, proprio perché io, come lei diceva, non sono il candidato della Lega, sono il candidato governatore di tutta la coalizione. E dentro la coalizione c'è la Lega, c'è il PDL, c'è la lista Maroni, che è una vera lista civica, ci sono altri movimenti politici, c'è il movimento dei pensionati, c'è la lista Tremonti, c'è una lista ecologista e ambientalista, l'unica lista ecologista che si presenta in Lombardia è nella mia coalizione. Tutti gli altri, compresa la sinistra, non parla di ecologia. Noi abbiamo anche una lista ecologista e io sono il candidato di tutti. Quindi il 18 farò una manifestazione per dire agli elettori PDL che devono votare me, naturalmente, perché io sono il candidato anche del PDL. Porterà qualche animale domestico, adesso vanno molto di moda i cagnolini, non so, un gatto. Io ho un cane, un pastore tedesco gigantesco e quindi non credo che sia opportuno portarlo. E allora, visto che stiamo parlando in modo leggiadro, le faccio anche un'altra domanda. Noto, notissimo, la sua simpatia per il Milan. Quindi questo è un elemento che evidentemente lega lei al presidente Berlusconi. Oggi è evidente che l'elemento, l'aspetto più importante della squadra è rappresentato dall'inserimento di un personaggio indubbiamente criticabile e criticato, che è Balotelli. Come si inserirà, come lei si pone nei confronti di questo, che è comunque un ragazzo di un certo tipo di italiano particolare, se vogliamo, no? Che forse, voglio dire, deve trovare in questo paese una sua collocazione, non lo so, da milanista e non solo. No, Balotelli la sua collocazione ce l'ha in una squadra straordinaria, che ha saputo domare i puledri selvaggi e che ha saputo valorizzare i grandi campioni, soprattutto quelli che ci ha passato l'Inter, come Pirlo, no? Considerato uno scarto e poi è diventato quello che è diventato. La società Milan ha questa caratteristica di essere una grande società che crea un ambiente favorevole dove anche chi ha, come Balotelli, energie un po' stravagante riesce a inserirsi bene. Quindi mi pare che poi l'esordio sia stato col botto, ecco, e quindi faccio il tifo naturalmente per il Milan. Spero che vinca. Mirate al terzo posto. Spero, al primo posto. Al primo. Spero che vinca il 20 Milan-Barcellona e poi il 24. Il 24 è una giornata importante perché ci sono le elezioni, c'è anche il derby, e quindi speriamo bene. Bene, segretario, visto che ha citato poi anche il Corriere, ci dica almeno se è contento di essere qua al giorno. Che cos'è il giorno per un lombardo? È il giornale della Lombardia al giorno, è il giornale che deve diventare ancora di più il punto di riferimento per tutti i lombardi. Il Corriere della Sera è una testata storica, di approfondimento, certamente, però è un giornale nazionale. Il giorno io lo vedo, io sono un lettore assiduo del giorno, mi pare che abbia questo grande merito, quello di raccontare la vita quotidiana di tutte le province lombarde, non solo di quella provincia, ma di tutte le province lombarde. Quindi chi lo legge ha una visione complessiva di quello che succede in Lombardia e questa è la differenza rispetto agli altri giornali. Quindi lunga vita al giorno. Grazie, grazie a nome di tutti, quindi ringrazio Roberto Maroni per essere stato con noi.
tutti coloro che ci hanno seguito, Luigi Amorini che ha curato la parte tecnica, Laura Fasano, vice direttore del giorno, e Rossella Minotti. Grazie a tutti e al prossimo appuntamento. Grazie a voi.